La manovra non cambia dopo la bocciatura della Commissione europea al provvedimento. Il governo fa quadrato e lo difende. Nessun cambiamento, lo ripetono un po' tutti, a cominciare dal leader leghista Salvini, per il quale da Bruxelles possono anche mandare 12 letterine, ma nessuna modifica. Dello stesso tono le reazioni degli esponenti pentastellati. Al momento dunque si tira dritto, anche perché modifiche effettuate ora non servirebbero a nulla, spiega da Mosca il premier Conte, per il quale la nostra economia, nonostante l'aumento dello spread, resta solida. La nostra economia è solida e noi dobbiamo soltanto continuare a lavorare, e il governo farà la sua parte. Ma siamo una grande squadra. La manovra di circa 37 miliardi, di cui 9 per il reddito di cittadinanza e 7 per la riforma della legge Fornero, è tuttavia finanziata in gran parte, circa 22 miliardi in deficit, con il rischio di incrementare il debito pubblico. Sul provvedimento economico del governo interviene anche il presidente della CEI Bassetti, il quale non nasconde le preoccupazioni, in vita al dialogo con l'Europa. Ma io sono preoccupato come pastore, perché penso certamente al presente, le intenzioni sono buone, ma penso anche al futuro, ecco. Quindi certamente ora bisognerà anche tener conto di alcuni suggerimenti che ci vengono dati, non fosse altro che per migliorare questa manovra, ecco.